La Vergine diede alla luce il suo figlio primogenito. Vi erano alcuni pastori. La gloria del Signore li avvolse di luce. Ciao Gesù bambino, qualsiasi sia il presepe che abbiamo fatto, tradizionale o moderno, tu sei sempre nella stessa posizione, con le braccine allargate. Non sai ancora parlare, ma dici a tutti, chiaramente, vieni, prendimi su, abbracciami, ti aspetto dall'eternità. Mi sono fatto così piccolo apposta per essere abbracciato da te. Se mi presentassi come creatore dell'universo con tanto di stelle e di galassie, ti sembrerei troppo grande, non riuscirebbe ad abbracciarmi neppure Einstein. Grazie, Gesù bambino. Il tuo abbraccio dà vita. Ma chi sono i primi ad arrivare alla grotta? I pastori. Oh Signore, i pastori sono gentaglia. Eppure devo ammettere che sono da studiare per arrivare a te, Gesù, perché loro sono arrivati a te e per primi. Cos'hanno di caratteristico? I pastori stanno tanto tempo da soli. Ora, la solitudine è un pericolo da evitare. Il raccoglimento però è una benedizione da ricercare. Ne sono capace io? I pastori stanno in silenzio e colgono i rumori della natura, il vento tra le foglie, l'acqua che scorre, i fulmini, i lampi. Laudato simi, Signore. Io so ancora contemplarti nella natura. I pastori godono delle piccole cose e non hanno niente da perdere. Proprio per questo motivo i pastori non temono i potenti, non temono nessuno, perché chi non ha nulla da perdere non teme nessuno. I pastori ti devono avere colpito, Bimbo Gesù, perché quando tu sei diventato grande, ti sei definito buon pastore. Potevi dire con verità: io sono il figlio di Dio, io sono il creatore del mondo, io sono il maestro, io sono il salvatore e redentore. Hai detto: io sono il buon pastore. Anche noi cristiani siamo cercatori di Gesù nella natura, nella scienza, nell'arte, soprattutto nei fratelli. E che cosa si trova quando poi si arriva a Gesù? Mi viene questa immagine forse strana. Gesù bambino è l'onnipotente compresso in quel bambino. Il bambino Gesù è una densissima concentrazione d'amore. Forse per questo i cristiani dei primi secoli hanno collocato il Natale al posto della festa pagana del sole che vince. Sole è l'immagine del calore compresso. Ecco, anche tu Gesù lo sei.